Michele Sacchetti, buonasera, benvenuto, benvenuta all'azienda Podere di Cicignano a questa edizione virtuale di Assisi Vini Veri 2021. Michele, ti chiedo subito, che vini avreste portato in fiera? Ciao, buonasera a te e grazie di averci invitati. Niente, quest'anno avremmo fatto un veramente scoop, o meglio per noi, in quanto in questi anni avevamo già messo in piedi diversi progetti, tra cui quelli che vi presento qui, tra virgolette, anche se in maniera virtuale. E parto da quelli che hanno suscitato più interesse e anche più curiosità. E che comunque hanno tutto base vitigni toscani, ma con delle macerazioni più o meno importanti o con degli invecchiamenti anche di anni sulla flora. Parto dal Brange, che è questo qui, che in realtà è un aranciato, perché ormai la chiama di questi vini viaggia su questo termine, che è un Trebbiano, un 100% Trebbiano, con un passaggio sulle buce dell'anno successivo, o meglio, generalmente noi vinifichiamo questo Trebbiano e nell'anno successivo lo ripassiamo sulle stesse buce per dargli delle note di fruschezza e quella particolarità che generalmente si cerca, o meglio, non si trova in un determinato tipo di vino, con una fragranza e dei gusti addirittura quasi esotici, dove pervade soprattutto la banana e la persistenza dei frutti esotici. Questo è quello che è stato, fra virgolette, un po' quello che, nonostante la crisi, nonostante il mercato del vino fermo, ci ha portato veramente a andare molto in là, soprattutto nelle persone che amano o comunque sono alla ricerca di questo tipo di vino. Dopodiché abbiamo e avremo portato sicuramente un altro prodotto, che è il Maluna, che in realtà è un Trebbiano, ma che ha un piccolo passaggio sulle bucce di circa 12 ore e, a differenza dei nostri prodotti più storici, fa del cemento, ma riuscendo a mantenere delle fragranze, un frutto veramente particolare, con un sapore più di macchia mediterranea e grande sapidità e mineralità. Una cosa ci tengo a dire è che tutti i nostri vini nascono da vigne che mediamente hanno oltre 20 anni, se non addirittura più di 50 anni. Con grande orgoglio sono tutti vitigni autoctoni, tutti toscani, quindi parliamo per i bianchi di Malvasia, Chianti e Trebbiano, mentre per i rossi invece andiamo per Sangiovese, Canaiolo e Malvasia Nera. Dopodiché abbiamo sempre il nostro aura, che chi ci conosce ha avuto anche modo di apprezzare, sempre a Viniveri, ma con una forma diversa, in quanto è cambiato un po' il blend, rendendo questo vino più fresco, un attimino meno concentrato e meno muscoloso che quello che poteva essere stato negli anni passati. Una cosa che poi ha per base sempre questi bianchi, e quindi con la macerazione, è questo Amarcord, questo piccolino. Questo piccolino in realtà nasce dalle uve dell'Aura, che è un Trebbiano San Colombano e Malvasia Bianca, con una macerazione di 5 giorni, però fa un passaggio nel legno, botte scolma, quindi si crea questa bellissima flor, questo panetto di flor, che lo preserva per 5 anni all'interno della botte. Quindi stiamo parlando di un vino che è particolare, diverso, anche se in tradizione toscana a botte scolma, che potrebbe essere per un vin santo nel dolce. Qui abbiamo creato un prodotto completamente secco, molto interessante, molto bello, con dei profumi e dei sapori particolarissimi. Potrebbe essere un paragonabile a un Jura oppure a una Vernaccia d'Oristano, però con quella tradizione e quei sentori di Toscana che sono veramente fantastici. L'ultimo piccolino è quello che usciamo da tutti i giorni, è il nostro Joly, che ha una base sempre di Sangiovese, con un 90% appunto del Sangiovese e un 10% di Malvasia Nera. Un vino molto fresco, bevibile, da una gradazione molto bassa, o meglio, bassa per essere un rosso toscano, 12 gradi e mezzo, che riempie completamente al gusto e dà un piatto una bella vivacità con delle bellissime acidità. Ecco, per l'appunto avremo portato diverse esperienze, diversi percorsi che abbiamo fatto in questi anni, che in qualche maniera avremmo avuto anche piacere di avere un riscontro, fra virgolette, del pubblico di Viniveri, perché una cosa che posso dire è che l'interesse e la capacità di chi viene alla manifestazione di Viniveri è sì alla ricerca del vino naturale, ma ha sempre posto un occhio e all'attenzione a comunque al percorso dei vini, perché la scelta di un vino naturale, come dico sempre io, deve essere importante, ma l'importante è che comunque il vino sia pulito e fatto bene.
Senti Michele, Questo grazie è un mille. po' quello che ho presentato. Grazie. Ascolta, hai un aneddoto, non so, sulla tua azienda, su come nasce questa tua esperienza di vignaiolo, un'annata, quello che vuoi. Sì, allora ti dico questo, che in realtà abbiamo un aneddoto molto particolare, o meglio, questa azienda è Poggio di Cicignano, ma la linea dei vini è Vanempo. Vanempo è stata, se si vuole, un'espressione di quello che è stato il nostro percorso, perché quando, nonostante io questa azienda l'avesse presa mio padre, quindi dall'86 che produco e bevo vino, anche se non si potrebbe dire, ma comunque ho incominciato presto a fare l'uno e l'altro. Il vero salto, il vero cambio è stato circa 8 anni fa, quando insieme a un altro ragazzo abbiamo incominciato a fare un percorso su questo vino naturale, quindi 10 anni fa, sì, per l'appunto. Però chiaramente lui aveva un impegno da un'altra parte, io avevo anche altri impegni e ci ritrovavamo la sera e comunque nei giorni festivi, tutto dopo altri vari impegni o comunque avanzatempo a fare questa esperienza. Quindi siamo partiti proprio così, avanzatempo. E da lì nasce la crasi, la fusione del nome Vanempo. In realtà Vanempo sta a significare avanzatempo. Quindi quello che volevamo arrivare, e dopo la nostra esperienza, anche se difficile, dura. Comunicare un messaggio con questo nome che i vini di qualità non si possono fare avanzatempo, ma un vino di qualità deve essere fatto quotidianamente con la passione di un bimbo che porta avanti un proprio sogno. Questo è un po' il concetto e lo stile e comunque il percorso che abbiamo fatto con la nostra cantina e con i nostri vini. Grazie mille Michele, grazie per la vostra partecipazione. Ci vediamo a Cerea, speriamo. Bene, grazie, arrivederci a presto, un saluto a tutti, salve, ciao.